tutti e benvenuti a una nuova puntata della Respubblica. Una puntata un po' particolare perché parleremo di buon cibo, cibo naturale, genuino, come si faceva un tempo, con la famiglia Auteritano composta da Antonio e Pietro. Buonasera. 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 E la signora Cettina. Buonasera signora. Buonasera a voi, ciao. Dell'agriturismo, correggetemi se sbaglio non essendo calabrese, di Pietro Intoni. Spero di aver detto bene. E l'agriturismo si trova a Bova Marina in provincia di Reggio Calabria, una terra bellissima, oserei dire. Partiamo subito da un argomento un po' spinoso che sta facendo discutere, cioè le riaperture. Da lunedì 26 cambia molto per voi. Voi siete favorevoli al rischio calcolato? E come vi siete attrezzati a tal proposito? Partiamo dalla signora Cettina. Allora, siamo favorevoli all'apertura, ovvio, l'aspettavamo da tanto. Temo i rischi, siamo attrezzati a qualsiasi cosa, quindi tutti i presidi, i distanziamenti, e i locali aperti, perché noi abbiamo degli spazi aperti. Ecco, l'unico nostro timore è il tempo. Il tempo lo temiamo perché è imprevedibile, perché maggio comunque è sempre stato un mese un po' incerto, anche con piogge, ma quest'anno ancora lo è di più. Quindi il nostro timore è questo, è un periodo di comunioni, le comunioni vanno prenotate e quindi vanno organizzate, va fatta la spesa, la preparazione, poi magari il giorno che verrà. E quindi ci sarà una perdita da parte nostra e anche da parte dei clienti. Ecco, questo è sono dei problemi che noi ci poniamo, perché sicuramente li dovremo affrontare, sicuramente. Per tutti noi ristoratori comunque questa è la problematica. Per l'apertura, questo tipo di apertura è in questo momento. Antonio e Pietro, siete d'accordo con la signora Cettina? Sì, siamo d'accordo con Cettina, perché noi siamo una categoria ormai considerata contagiosa e quindi, essendo considerati sotto questo aspetto, già ci dispiace in partenza che le persone pensino che nei locali nostri, nei ristoranti di tutti i colleghi, si possa prendere il Covid, perché partiamo dal principio che all'inizio ci hanno detto: riaprite in sicurezza. Riaprite in sicurezza significa che dovevamo andare a spendere dei soldi per metterci in sicurezza. Noi l'abbiamo fatto e forse siamo stati i primi locali a riuscire a ricorrere a tutte le cose che loro dicevano che dovevamo avere a portata di mano per la salvaguardia del Covid. L'abbiamo fatto, ci hanno fatto riaprire, ma dopo due settimane ci hanno fatto richiudere i locali. Ora quindi noi iniziamo a essere stanchi, perché giustamente viviamo di questo lavoro. Cerchiamo di usare tutte le attenzioni possibili ed immaginabili per poter andare avanti e portare avanti le nostre famiglie. Quindi o la gente inizia a capire che non siamo noi gli untori d'Italia, o se no veramente si arriva alla fine di queste attività. No, ma poi voi avete dovuto anche rispettare dei protocolli molto rigidi e anche costosi, cioè che ha presupposto degli investimenti. Questo è un aspetto da non sottovalutare quando si fanno delle decisioni, perché i protocolli sono anche costosi, perché presuppongono degli investimenti che avete dovuto fare fondamentalmente. È normale. Per quanto riguarda sempre la pandemia, ha dato un'accelerata al digitale. Voi come avete osservato questo percorso e come siete entrati nel mondo digitale? Come avete fatto? Sì, Pietro può rispondere. Sì, sicuramente questo Covid ha velocizzato questo processo che già stava iniziando a farsi vedere tra le attività. Ora sicuramente con il Covid maggiormente le attività si devono rivolgere al digitale. Cosa che noi anche abbiamo fatto, infatti abbiamo un e-commerce online
con i nostri vari prodotti, tutti rigorosamente calabresi. Quando cambieremo? Sì, e cerchiamo di fare qualcosa, almeno l'online aiuta sicuramente. Anche su web siete molto presenti, pagine social attive, su Google siete presenti. Ma adesso chiudiamo il tema pandemia e parliamo di cose belle. Avete partecipato a Family Food Fight 2021, il cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy, sempre disponibile on demand, su Sky Go e streaming now, che premia la migliore famiglia ai fornelli d'Italia, e voi siete arrivati in finale addirittura. Raccontateci questa esperienza. Cettina, vai. E allora l'esperienza è meravigliosa in tutta Italia, perché comunque Antonio prima si è dovuto scontrare con me che non volevo, quindi vedi già e da lì cominciamo a litigare, ok? Poi lui ha una capacità di persuasione buona e io una bontà altrettanto buona, quindi ho detto di sì, ma diciamo che non ero nemmeno tanto speranzosa, perché comunque le selezioni erano su 500 famiglie, sai, tu sai come dici, io ci provo, ci tento, però tanto non ci prendono, è vero Pietro, quando siamo andati al casting, cioè quell'uomo mi ha fatto morire, e ho detto io no, dai, non è possibile, e invece un bel giorno arriva la chiamata e da lì inizia questa splendida avventura, dove ora comincio un attimino a credere che abbiamo partecipato, perché quando eravamo lì nel programma, comunque un programma molto intenso di emozioni, di tensione. Scusi se la interrompo, ma appunto lei ha detto partecipato. Siete arrivati in finale, voglio dire, un risultato lusinghiero, non solo partecipato. E guarda, ogni vittoria, a parte che ogni vittoria non davamo per scontato che la prossima la vincevamo, quindi siamo stati sempre grati per quello che succedeva, però è stata dura, non è stato facile, perché comunque le gare c'erano tante insidie, le gare erano spinose, con tante sorprese, tanti imprevisti, la tensione giocava, ha giocato anche degli scherzi, quindi degli sbagli, però guarda, non so dirti come, ma ce l'abbiamo fatta, quando avevamo uno sconforto ci caricavamo tra di noi, e anche litigando, io l'ho detto, quel litigio era poi una ricarica, si trasformava in ricarica, no? Io avevo sempre l'appoggio di Pietro, lo sguardo, dai, e le staffette, insomma. È stata un'esperienza bellissima che è arrivata soprattutto in un momento, diciamo, anche giusto, perché noi stiamo parlando, noi ristoratori, eravamo fermi, eravamo sconfortati, e ci ha impegnato questo periodo, perché sono state, insomma, è un periodo abbastanza lungo, tosto, e ci ha impegnato e ci ha distratto anche da quelli che sono i nostri problemi reali, no? Quelli della ristorazione. E ci ha anche gratificato questa, chiamiamola vittoria, perché diciamo ci sentiamo anche vittoriosi, no? E di tutti i sacrifici che abbiamo fatto in tutti questi anni, perché questo lavoro è veramente un lavoro che non conosce Natale, non conosce Pasqua, non conosce Ferragosto, Capodanno, sacrifici veramente che sono passati sulle nostre spalle. Beh, per me è stata una forma di gratificazione, ma lo è stato pure per Pietro, per Antonio, per Giovanna. Tante soddisfazioni, dai, ci voleva questo. Siete d'accordo, immagino, anche voi, sì. Pietro e Antonio? Sì. Guarda, per noi è stata una vittoria già la chiamata di partire da Bova Marina per arrivare a Milano al programma. Quindi per noi questa già è stata una grande vittoria. Poi che c'è stata la situazione che si è creato di arrivare in finale, per me è stata una cosa veramente gratificante dagli sforzi che abbiamo fatto, come diceva Cettina, delle nostre attività e della nostra vita fino ad oggi.
Poi è sempre bello portare la propria terra al successo e al questa terra splendida. Poi ma adesso senza fare grandi sforzi, senza voler ostentare i piatti chissà che, noi siamo stati scelti come cucina contadina agriturismo. Esatto. E tale abbiamo abbiamo rappresentato nel programma proprio la nostra cultura, i nostri piatti, la nostra tradizione, sempre fino all'ultimo. Esatto, questa è una cosa molto importante. Ma adesso la curiosità viene spontanea. Avete in programma altre esperienze di questo tipo? Se dovessero venire, perché no? Assolutissimamente, forse ora saremmo più preparati se dovessero venire, sinceramente, rispetto a prima. Adesso siamo pronti, se qualcuno ci vuole nelle trasmissioni, siamo pronti a partecipare, pure se bisticceremo prima di arrivare là, ma parteciperemo. Adesso nessuno deve convincere nessuno, sempre questo gusto. Prima la signora Cettina ha sottolineato un aspetto molto importante, cioè che avete partecipato al cooking show di Sky prodotto da Endemol senza stravolgere, legandosi alla tradizione, una tradizione che si può vedere anche dal menù che voi offrite, un menù tradizionale, cioè chi vuole mangiare calabrese basta che vada voi. Cosa ne pensate però delle continue importazioni che avvengono dall'estero in Italia, oppure dei piatti che vengono rimescolati o tradizioni straniere che vengono adattate in Italia? Cosa ne pensate di questo mescolamento culinario? Io sono d'accordo un po' a tutti, perché la cucina è bella tutta, nazionale, internazionale, etnica, ok? Poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte, diciamo. Noi abbiamo fatto la scelta di portare avanti i nostri piatti della tradizione e facciamo quello. Anzi, ti dirò che io ho usato, dove Antonio non era d'accordo, ma poi l'ho stato, essendo zona grecanica, a inserire qualche piatto greco. Okay, perché non era sbagliato, perché comunque i nostri clienti far assaggiare che oltre, per farti un esempio, la parmigiana calabrese c'è la moussaka greca. Okay? Sì. Quindi in maniera equilibrata, io sono d'accordo su tutto. È ovvio perché sono d'accordo, perché anche se venite nel nostro agriturismo, non esiste che non c'è un piatto vegano, vegetariano o altre esigenze, perché la cucina è anche questo e noi dobbiamo essere al passo. Esatto. Ok? Okay. Sì. Antonio e Pietro, voi avete condiviso fin da subito la linea della signora Cettina di provare ad accettare i piatti degli altri adattati. Sì, siamo molto aperti a questo, pure perché poi Cettina non ci lascia in pace, insiste sempre sulla modernizzazione, sulla situazione di creare piatti nuovi, la sua creatività ormai è massima, quindi cerchiamo ogni tanto di frenarla, perché su determinati piatti abbiamo qualche piccolo scontro, però poi alla fine vince sempre lei, perché ormai ci ha preso la mano. I nostri sacri non l'abbiamo mai toccati, i nostri. La tradizione rimane sempre. Nei nostri tavoli trovate sempre la tradizione che deriva dai nonni. Quindi poi alla fine che qualche cosa viene fatta in più per i clienti esigenti o far provare ai clienti qualche cosa di nuovo che risale e ci riporta sempre nelle tradizioni. Perché non dimentichiamo che noi deriviamo dai greci, la nostra è l'area grecanica. Quindi fare dei piatti greci non è che ci sposta tanto dalle tradizioni. Certo, andare a fare il piatto filippino un pochino ci sposta, però sapete, ci stiamo pensando pure a quello. Però parlando di prodotti calabresi, cioè di punta, c'è la Marchepas. Chi ce lo racconta?
L'inventore. Il Kefas è un digestivo che nasce proprio qua, nell'area Grecani, che è nato nel nostro agriturismo, è una ricetta dei nostri nonni, che parte da una tisana, che è composta da alloro, finocchietto selvatico e liquirizia, che loro la facevano praticamente in maniera della parola stessa detta tisana. Loro la facevano quando avevano mal di stomaco, quando avevano dei problemi di digestione. Questa tisana poi io leggermente l'ho trasformata aggiungendo solamente un poco di alcol e quindi è uscito fuori il digestivo Kefas, che a parte il riconoscimento del Kefas, che è un prodotto che sta viaggiando, sta avendo il proprio successo a livello nazionale, e il proprio, la tipicità del prodotto, che c'è una delibera comunale dove dice che questo prodotto viene fatto proprio qua, nell'area grecanica, nell'agriturismo di Petrintoni, con le erbe del territorio. Quindi è un prodotto veramente eccezionale. Io dico, bisogna provarlo per capire di quello che stiamo parlando. Allora bisogna andare a Boba Marina appena possibile, che bisogna gustarlo insieme ai tanti piatti che offrite. A proposito di gustare cibo, negli ultimi anni pare che ci sia stata una maggiore attenzione da parte dei consumatori verso una qualità più elevata del cibo. Anche voi avete avvertito questa cosa? E se sì, secondo voi da cosa è dovuto? Beh, c'è più consapevolezza, più informazione, più la gente sta più attenta alla propria salute, quindi attenta a selezionare la qualità, e questo va benissimo, questo va benissimo, perché questa è una nostra scelta, soprattutto la qualità del cibo. E poi che viene richiesta anche da parte dei clienti, è bello, perché si collimano le nostre cose, no? La nostra volontà e la nostra scelta. Poi sì, assolutamente. Non ho capito. Ho detto, immagino che questa richiesta dei clienti vi responsabilizza ancora di più a fare sempre meglio, a prendere sempre migliori. Noi ci vantiamo del nostro orto, che comunque è sotto gli occhi di tutti, e quindi prendere il nostro prodotto, farglielo vedere al cliente, trasformarlo, dai ragazzi, è impagabile, è bello perché comunque chilometro zero, cioè nel piatto c'è la nostra anche dignità, caspita. Però immagino che adesso state facendo venire un po' fame, come detto, a me e poi a degli spettatori, quindi vi state facendo aprire lo scopo. Siamo disposti a venire in trasmissione a cucinare. Se ci volete, noi veniamo, portiamo gli attrezzi. Show cookie. Tutti i prodotti vostri che l'hanno sbagliato. Chiudiamo con l'ultima domanda relativa alla comunicazione, che pandemia a parte negli ultimi anni è cambiata per quanto riguarda il cibo, anche manifestando una qualità migliore mostrandola. Voi su cosa avete puntato dal punto di vista comunicativo, a parte come si può vedere la vostra genialità, la vostra allegria e tutto, diciamo, tutto il resto, la vostra simpatia anche volendo? Dove al programma? Io dal vivo, il ragazzo invece sui social. Io dal vivo sono il top. Do la mia simpatia, la mia disponibilità, la mia proprio convivialità. Invece Pietro è bravissimo con i social e ha riscontrato tanto successo, vero Pietro? Come dicevamo prima, ormai questi canali sono i più seguiti, no? Come dire, quello che la gente piace vederlo, proprio il prodotto, come viene lavorato, cosa ne esce fuori, è interessata proprio a questo. E quindi cerchiamo di mostrarlo, di fare vedere tutti i nostri processi produttivi, dall'orto in tavola.
Allora noi chiudiamo la trasmissione invitando tutti a venire nel vostro agriturismo di Petru Ntomi a Boba Marina, provincia di Reggio Calabria, che non c'è soltanto buon cibo, ma come avete potuto vedere, simpatia, accoglienza, ospitalità tipica made in Calabria. La tarantella, l'organetto, il ballo, c'è anche festa, 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 festa. Da noi i pranzi e cene sono feste. Esatto, è un'esperienza a 360 gradi da vivere, non soltanto culinaria, ma proprio un'esperienza di vita, ecco. Quindi non dimentichiamo che siamo grecanici e quindi il mangiare è accompagnato dalla musica, dal ballo e dal canto, e poi da un buon kefas alla fine. L'ospitalità è sacra, era sacra nell'antica Grecia, quindi voglio dire... Sì. Kefas, tra l'altro, nome di origine aramaica che significa Pietro. Quindi mangia e poi si chiude con un kefas ed è la serata perfetta praticamente. Perfetto. Quindi io mi auguro che ci possiamo venire il prima possibile a cena. Vi aspettiamo. Assolutamente. Quindi io vi ringrazio, saluto Antonio e Pietro. Grazie. Grazie, tanti saluti. E tutto saluto la signora Cettina. Arrivederci, signora. Ciao. Grazie a te, ciao. Un saluto a tutti i telespettatori. Ci vediamo alla prossima puntata della Rete Pubblica. E se vi abbiamo fatto venire fame, pazienza. Vi aspettiamo. Siamo venite all'agriturismo. Venite all'agriturismo di Petri Ntomi. Esatto. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.